tanto bene all'inizio. Potrebbe fare una bellissima cosa Lagerbach, secondo me mette in campo Gudjonsen per questo finale di partita, immagino per Sigthorsson. Arrivano in picchiata gli Asteroid Days, con l'esclusiva premiere di Man vs. Asteroid. In prima visione assoluta questa sera alle 22 su Discovery Science. Nell'universo ci sono almeno 100 miliardi di galassie. Ogni galassia contiene centinaia di miliardi di stelle e centinaia di miliardi di pianeti. Ma per quanto ne sappiamo, solo uno ospita la vita. Gli esseri umani vivono su questa minuscola arca da 200.000 anni, a dispetto della minaccia che aleggia su di loro. Una delle minacce più rilevanti alla vita intelligente del nostro universo è l'elevata probabilità di una collisione tra un asteroide o una cometa con i pianeti abitati. Gli scienziati ritengono che vi sia una bassa ma significativa probabilità che il catastrofico impatto di un asteroide possa far precipitare l'umanità in un'età buia. Fino ad ora la fortuna ci ha assistito, ma non è detto che duri. La comunità scientifica è consapevole di questo rischio da tanto tempo. Il rischio è pari a quello di morire in un incidente ferroviario. Non significa affatto che non dobbiamo preoccuparci, perché questi eventi, anche se sono molto rari, sono catastrofici. La minaccia arriva da quelle rocce che non si sono aggregate dando forma ai pianeti. Quasi tutti gli asteroidi si trovano tra Marte e Giove, nella cosiddetta fascia degli asteroidi. Una zona che racchiude miliardi di corpi. Sono grandi quanto un'auto, un campo da calcio, una città, uno stato come il Texas. Alcuni asteroidi sono grossi blocchi di roccia compatta, altri sono agglomerati di pietruzze. A volte le collisioni li spediscono fuori dalla fascia degli asteroidi. Fanno come gli autoscontro, si urtano a vicenda e qualche frammento schizza via e vola verso la Terra. Il 15 febbraio 2013, la Terra si scopre assai vulnerabile. 9 di mattina, Chelyabinsk, Siberia. Una città che conta quasi 1 milione di abitanti è del tutto inconsapevole che un asteroide del diametro di 20 metri e del peso di 10.000 tonnellate sta viaggiando verso di lei. L'oggetto entra nell'atmosfera terrestre a 70.000 km orari. Andava 20 volte più veloce di un proiettile sparato da un fucile di grosso calibro. Un corpo che va così forte e incontra la resistenza dell'atmosfera subisce una grande pressione. L'aria si surriscalda e raggiunge temperature elevatissime, creando fenomeni luminosi assai intensi. La gente, infatti, ha visto in cielo un bagliore violento. Chi lo incrocia vede un oggetto che splende 30 volte più luminoso del Sole. Alcuni hanno subito lesioni agli occhi e alla pelle, ovvero ustioni alla retina e all'epidermide, perché erano troppo vicini. Il corpo ha continuato a precipitare nell'atmosfera, subendo forze sempre più grandi, e così ha frenato bruscamente, ha incontrato una specie di muro ed è esploso. A 25 km dalla superficie della Terra e a 40 dal centro della città, l'asteroide esplode con una potenza 30 volte superiore alla bomba atomica che distrusse Hiroshima. A questo punto si è scatenata l'onda d'urto. L'onda d'urto dell'esplosione viaggia alla velocità del suono e impiega 2 minuti e mezzo per raggiungere Chelyabinsk. L'onda d'urto ha mandato in frantumi i vetri delle finestre e i vetri hanno ferito un gran numero di persone. Molti presentavano lesioni al volto a causa delle schegge di vetro. La poderosa onda d'urto sconvolge la città. La seconda esplosione da meteorite in ordine di grandezza mai registrata sulla Terra danneggia più di 7.000 edifici e provoca 1.500 feriti.
Ero al corrente della possibilità da molto tempo, ma era solo una teoria, non significava niente. Poi è successo sotto gli occhi di tutti. Si contavano i feriti. Molti avevano riportato gravi lesioni. Prima erano decine, poi svariate centinaia di persone. Quella è stata una brutta sensazione. L'asteroide di Chelyabinsk misurava solo 20 metri di diametro. Se un asteroide più grande colpisse la Terra, potrebbe spazzare via ogni forma di vita. Dall'ossessione di un cineasta per questo scenario da fine del mondo è nato l'Asteroid Day, un movimento di consapevolezza globale. Ho il chiodo fisso degli asteroidi. Ce l'ho dal 2010. 51 Degrees North, il film di Richters, racconta gli ultimi giorni della Terra alla vigilia del catastrofico impatto di un asteroide. Brian May, non solo rockstar ma anche astrofisico, ha composto la colonna sonora del film. Mi sono occupato della musica ed è stato un onore, l'ho suonata sulle immagini del film. Durante la lavorazione del film, Richters e May si sono resi conto che la Terra è indifesa contro gli asteroidi. Mi sono stupito che nessun governo avesse messo il pericolo asteroidi nella sua agenda. Di queste cose si occupano solo poche persone emerite. E non bastano, perché il campo di indagine è vastissimo. L'argomento non ha incuriosito né l'opinione pubblica né la classe dirigente, e questo è grave. Ho avuto la fortuna di parlare con Stephen Hawking e lui, come genio, con poche parole è stato fonte di ispirazione. Ho parlato con Brian e abbiamo deciso di promuovere una giornata dedicata agli asteroidi. L'Asteroid Day vuole sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale su questo pericolo che viene dallo spazio ed esortare i governi a contribuire alla difesa del pianeta. Forse possiamo salvare l'umanità da uno dei disastri più terrificanti. Gli asteroidi più grandi potrebbero causare estinzioni di massa. 65 milioni di anni fa, un asteroide del diametro di 10 chilometri si schiantò sulla Terra, fece strage di animali terrestri e provocò l'estinzione totale dei dinosauri. I dinosauri probabilmente lo videro arrivare. Per un po' di tempo fu una macchia molto luminosa nel cielo notturno. L'asteroide aveva le dimensioni del Monte Everest ed era composto di roccia, acqua ghiacciata e metalli pesanti come l'iridio. Pesava oltre 1.000 miliardi di tonnellate e viaggiava a 40 volte la velocità del suono. L'asteroide piombò sul Golfo del Messico. Quando l'asteroide toccò terra, la parte superiore stava ancora 10 chilometri più su, alla quota a cui oggi volano gli aerei di linea. E un attimo dopo... E quindi si scatenò una bufera di fuoco. Fu come se fosse esploso un ordigno da 100 milioni di megatoni. Per capirci, tutte le bombe H del mondo non riuscirebbero nemmeno lontanamente ad avvicinarsi alla potenza di quell'esplosione devastante. In una frazione di secondo, l'intero asteroide si disintegrò sul colpo. La successiva esplosione proiettò decine di migliaia di chilometri cubi di crosta terrestre nello spazio alla velocità di centinaia di migliaia di chilometri orari. L'intensa radiazione dell'esplosione investì il nord del Messico e la parte meridionale del Texas. Qualsiasi cosa vicina al punto d'impatto venne vaporizzata all'istante. Quindi... Pochi minuti. E l'intero pianeta precipitò nel caos. C'è questo gigante d'asteroide di 10 chilometri di diametro che si schianta, esplode ed eietta detriti. E questi detriti viaggiano a una velocità così elevata che ricoprono l'intero pianeta. Giganteschi blocchi di roccia ricaddero sulla Terra. In tutto il mondo ci furono impatti secondari. Ognuno di questi impatti fu più intenso di quello di Chelyabinsk e ognuno ebbe la sua onda d'urto come corollario. L'atmosfera si surriscaldò e così la distruzione fu su scala globale. In questo caos, la Terra venne scossa da un terremoto violentissimo che non ebbe eguali nella storia a noi nota.
Fece seguito un'onda d'urto causata da un'esplosione 100 milioni di volte più potente di quella del 2013 a Chelyabinsk. E non finisce qui. 70 miliardi di tonnellate di particelle di pietra polverizzata, la nube di detriti, avvolsero la Terra come una coperta. I granelli di polvere della nube ricaddero a terra e si surriscaldarono a causa della resistenza dell'aria. Il calore congiunto di miliardi di tonnellate di polvere che ricaddero nell'atmosfera trasformò la superficie della Terra in un enorme forno. Le tempeste di fuoco infuriarono ovunque. In Nord America, la temperatura salì al punto da fondere l'alluminio. All'altro capo del globo, in Mongolia, la temperatura superò i 100 gradi centigradi, il punto di ebollizione dell'acqua. La temperatura raggiunse livelli a cui gli animali non potevano sopravvivere. In tutto il pianeta, gli animali morirono carbonizzati. L'ultima ondata di distruzione durò molti mesi. Il denso strato di polvere nell'atmosfera impedì alla luce e al calore di raggiungere la superficie della Terra e così le temperature precipitarono. Se i dinosauri non erano già arsi vivi, finirono congelati o il loro cibo sparì ed è questa la ragione della loro estinzione. Senza la luce, le piante non potevano vivere. Senza piante di cui nutrirsi, gli animali morirono di fame. Nelle settimane seguenti, gli unici organismi vegetali in grado di prosperare furono i funghi che crescevano sulle carcasse. La polvere sospesa nell'atmosfera oscurò il sole per molti mesi. Nonostante le tenebre e la mancanza di cibo, alcune creature riuscirono a sopravvivere. Il 30% dei mammiferi sopravvisse perché viveva nel sottosuolo. Per nutrirsi non avevano bisogno di salire in superficie. Potevano sfamarsi sottoterra per lunghi periodi di tempo. I dinosauri non avevano un piano d'emergenza, il 30% dei mammiferi invece sì. I mammiferi sopravvissuti si evolveranno nelle tante specie che ammiriamo oggi sulla Terra, tra cui gli esseri umani. Nonostante i 65 milioni di anni di erosione, il cratere esiste ancora e si trova nel Golfo del Messico. Questa non è l'unica prova dell'impatto. Quando la nube di polvere si depositò, formò uno strato che è ancora visibile in tutto il mondo. Nel 2014 le telecamere di Discovery hanno seguito Dan Darda alle prese con questo fenomeno nel deserto del Colorado. Questo strato d'argilla è molto interessante. Se analizziamo la concentrazione di metalli rari come l'iridio, scopriremo che questo strato contiene 100 volte più iridio rispetto alle altre rocce della crosta terrestre. In pratica, tutto l'iridio della crosta terrestre si concentra in questo strato. Secondo le stime degli scienziati, ci sono altri 1000 asteroidi killer capaci di seminare sciagure globali che passano vicino all'orbita della Terra. Anche se sapessimo che c'è un asteroide che viaggia verso la Terra e che l'impatto è previsto tra 20 anni, non credo che riusciremo a fare un granché. Sin dagli anni 90, l'American Space Guard Program va a caccia di questi asteroidi assassini. Sono grandi quanto una montagna e così i telescopi ubicati a terra non hanno difficoltà a individuarli. Conosciamo quasi tutti quelli più grandi. Conosciamo le loro orbite e siamo tranquilli perché al momento nessuno di loro viaggia verso di noi. Sappiamo tante cose degli asteroidi più grandi, ma gli scienziati dell'Asteroid Day non sono tranquilli. C'è anche una miriade di piccoli asteroidi che possono fare molti danni. Non sappiamo quasi niente di questi corpi grandi quanto un campo da calcio. Gli oggetti dai 100 metri in su vanno studiati. Questi asteroidi pesano tra i 4.200 e i 13.000 milioni di tonnellate e hanno una velocità di impatto di circa 70.000 km orari e dunque potrebbero spazzare via un paese grande quanto la Francia. Direi che è grave il fatto che conosciamo solo una minima parte di questi corpi e così non sappiamo se uno di essi sta viaggiando verso la Terra. C'è una probabilità su 50 che uno di questi asteroidi colpisca la Terra nei prossimi 50 anni.
Finora l'umanità è stata fortunata, ma l'equipe di scienziati e astronauti dell'Asteroid Day non vuole più affidarsi alla fortuna. Per la prima volta nella nostra storia, grazie alla tecnologia, forse siamo in grado di individuare, magari anche di contrastare, la minaccia degli asteroidi. Possiamo prevedere l'evento e possiamo difenderci, cosa che invece non possiamo fare con gli tsunami e i terremoti. Gli scienziati sostengono che dovremmo costruire un sistema planetario di difesa prima che sia troppo tardi. È possibile che un asteroide killer stia puntando verso di noi. Anzi, forse lo abbiamo già individuato. E, per ironia della sorte, la data prevista dell'impatto è venerdì 13. Giugno 2015. La rockstar con la passione dell'astrofisica Brian May e il cineasta Greg Richters lanciano il primo Asteroid Day, un movimento di consapevolezza globale che un giorno potrebbe salvare il nostro pianeta. L'Asteroid Day è una realtà. L'Asteroid Day ha organizzato 163 eventi in tutto il mondo e ha trovato in Discovery un alleato. Abbiamo collaborato con i musei di scienze naturali, organizzato conferenze e dato la parola agli esperti di scienza. In breve, anche gli astronauti hanno appoggiato l'iniziativa e lo hanno fatto in modo molto sentito. Ringrazio chi ha sostenuto l'Asteroid Day. Il risultato è ottimo. Ora c'è più consapevolezza. È stato incredibile. Il clamore destato dal primo Asteroid Day ha avuto un effetto sbalorditivo. Le agenzie spaziali si sono associate al progetto e il messaggio ha raggiunto perfino le Nazioni Unite. Dorin Prunariu, astronauta rumeno, ha portato l'Asteroid Day alle Nazioni Unite nel febbraio del 2016. Nel febbraio del 2016 ho presentato una mozione alle Nazioni Unite, rivolta ai 192 Stati membri, nella quale ho chiesto che all'Asteroid Day venisse riconosciuta la qualifica di giornata mondiale, da celebrarsi ogni anno col patrocinio dell'ONU, e che venisse sostenuto di conseguenza. Se vogliamo difendere la Terra dagli asteroidi, dobbiamo censire, catalogare e tracciare i corpi più pericolosi. Scoprire gli asteroidi è un passo cruciale. Non si può deviare un oggetto di cui si ignora l'esistenza. Sono qualcosa come 10 milioni di asteroidi che dobbiamo scoprire. Attualmente ne conosciamo meno dello 0,5% e questi sono gli asteroidi che, se cadono sulla Terra, possono essere devastanti. Nel 2004 entra in scena uno degli asteroidi più pericolosi mai scoperti. Tre astronomi, Roy A. Tucker, David J. Tolan e Fabrizio Bernardi dell'Università delle Hawaii, vanno a caccia di asteroidi grazie al telescopio da 4 metri dell'osservatorio di Kitt Peak, vicino a Tucson, in Arizona. Fotografano il cielo e poi cercano le scie bianche nelle foto, la firma di un asteroide che sfreccia veloce. Raccogliamo tre immagini e realizziamo un film di tre fotogrammi. Le stelle sullo sfondo rimangono fisse mentre si scattano le fotografie. Se vediamo un corpo muoversi nei tre scatti ripetuti, capiamo che quel corpo è un asteroide. Se nei tre scatti ripetuti vediamo una scia, allora ci rendiamo conto che il corpo si muove molto velocemente. Scoprimmo un corpo in movimento che ci sembrava fosse lo stesso corpo che avevamo osservato due notti prima. Così dissi a Dave che aveva trovato quello che stava cercando. Ne misurammo la posizione. Dave effettuò una serie di calcoli orbitali e si rese conto subito che c'era qualcosa di anomalo. Sul momento, Tucker e Tolan non hanno idea di dove sia diretto l'asteroide. Occorrono almeno due osservazioni per riuscire a calcolare in modo corretto l'orbita di un corpo celeste. Questo è molto importante perché così si può precisare la traiettoria, si può comprendere meglio l'evoluzione e ricalcolare la probabilità di impatto con la Terra. Tucker e Tolan comunicano la loro scoperta al Minor Planet Center di Cambridge, Massachusetts. Tutti i dati sugli asteroidi passano da questo snodo. Il Minor Planet Center rende nota l'ubicazione degli asteroidi e incoraggia gli astronomi, compresa la vasta schiera dei dilettanti, a compiere ulteriori osservazioni.
Il Minor Planet Center è un grande archivio che raccoglie tutte le informazioni e le pubblica sul suo sito web, così chiunque nel mondo può consultarle, compresi i dilettanti. E sapendo dov'è il corpo, può cercare di osservarlo. I dati relativi alle osservazioni successive dell'asteroide scoperto da Tholen e Tucker arrivano al Minor Planet Center quasi 6 mesi dopo. Fu allora che scoprirono che c'era la possibilità che potesse abbattersi sulla Terra nell'aprile del 2029. E, per ironia della sorte, la data dell'impatto era venerdì 13. Tucker chiama l'asteroide Apophis, come il dio egizio della distruzione. Apophis ha un diametro di circa 325 metri. Nell'impatto con la Terra creerebbe un'esplosione di circa 750 megatoni, capace di spazzare via un paese europeo o uno stato americano. Gli astronomi sono consapevoli della minaccia. 50 telescopi in tutto il mondo si concentrano su Apophis. Le osservazioni successive andarono precisando l'orbita sempre di più e la situazione si aggravò. Alla fine di dicembre le probabilità di un impatto erano aumentate, raggiungendo il 2,4%. Quella fu una specie di rivelazione. Ci costrinse ad aprire gli occhi. Ci rendemmo conto che stavamo giocando col fuoco. C'era davvero di che preoccuparsi. La comunità scientifica non sa cosa fare. In caso di emergenza, a chi ci saremmo dovuti rivolgere? Tu fai il tuo lavoro. Scopri un corpo celeste e scopri che potrebbe cadere sulla Terra. A chi ti rivolgi? Chiami il presidente della Francia? Chiami il presidente degli Stati Uniti? Non avevamo contatti politici. Non conoscevamo personaggi in grado di decidere. La comunità scientifica individua un pericolo e non ha interlocutori. I telescopi ottici della Terra faticano a individuare l'orbita di Apophis e a stabilire una volta per tutte se l'asteroide colpirà o meno il nostro pianeta. Ma la fortuna dà una mano agli scienziati. Negli ultimi giorni del gennaio 2005, il caso volle che Apophis si trovasse in quella parte del cielo, sorvegliata dal più grande radiotelescopio del mondo, quello di Arecibo, che puntava nella sua direzione. Questo radiotelescopio è stato costruito in un avvallamento naturale a Porto Rico e ha un diametro di 305 metri. Può indagare solo gli oggetti che transitano sulla sua verticale. Per caso, un mese dopo Natale, a 30 milioni di chilometri di distanza, Apophis transita nel cono visivo del radiotelescopio di Arecibo. Arecibo può essere usato alla stregua di un radar, dunque era in grado di ricevere più di un segnale dall'asteroide. Questo sistema è molto più accurato della semplice osservazione del cielo notturno, nel quale si cerca di individuare la posizione del corpo celeste grazie alle stelle sullo sfondo. Grazie a questo sistema più accurato, gli scienziati hanno scoperto che Apophis passerà molto vicino. Passerà più vicino alla Terra di alcuni dei satelliti per le comunicazioni, ma non la colpirà. E nel gioco degli asteroidi, le cose vanno come nel calcio. Se la palla non entra, non è gol. Ma Apophis sarà in circolazione ancora per un bel po' di tempo. Le probabilità di collisione sono e saranno basse. Stando ai calcoli, le probabilità più alte si avranno nel 2086. Anche se la minaccia Apophis è rimandata di 70 anni, non è detto che un'altra grossa roccia spaziale non stia viaggiando verso di noi. Un altro corpo simile ad Apophis ci colpirà di sicuro, ma non sappiamo quando. Quindi è essenziale individuarlo per tempo e agire di conseguenza. Potrebbe capitare fra un anno o fra 10. È assai improbabile, ma potrebbe capitare. L'Asteroid Day si pone innanzitutto l'obiettivo di potenziare le nostre capacità di ricerca degli asteroidi. Gli scienziati dell'Asteroid Day vorrebbero costruire un telescopio spaziale radicalmente nuovo. Asteroid Day ha bisogno del vostro aiuto per scoprire gli asteroidi più vicini alla Terra. Partecipate all'Asteroid Day e spargete la voce. Stiamo ponendo le basi per rendere il nostro pianeta a prova di asteroidi. In soli 18 mesi, una semplice idea per informare l'opinione pubblica sul pericolo asteroidi si è trasformata in un evento globale.
Confidiamo che l'Asteroid Day 2016 abbia un eco ancora più ampio e che coinvolga tutte le nazioni della Terra. Ciao dal Sudafrica! Benvenuti nei Paesi Bassi! Salve, sono Luca Parmitano e sono un astronauta italiano. Tocca a tutte le nazioni. L'obiettivo dell'Asteroid Day è unire la Terra contro una minaccia comune. Per la prima volta, la vita sulla Terra ha la capacità di controllare il suo destino nell'universo. Non vogliamo diffondere il panico, ma il potere, quell'incredibile potere che hanno le persone che lavorano insieme. È l'unico disastro naturale che possiamo evitare. L'Asteroid Day si celebra ogni anno il 30 giugno, anniversario dell'impatto astronomico più grande mai registrato. Quel giorno, nel 1908, la Terra viene sconvolta da un'enorme esplosione che provoca un terremoto di magnitudo 5 della scala Richter. L'evento si verifica nei pressi del fiume Tunguska, in una zona remota della Siberia. L'asteroide di Tunguska piombò sulla Terra il 30 giugno 1908, alle 7:10 di mattina. L'esplosione viene avvertita in tutto il mondo, ma lì per lì la causa rimane ignota. Nell'immediato, l'impatto di Tunguska fu un evento sul quale non si indagò a dovere per molti anni, purtroppo. Gli anni della rivoluzione russa. In quel momento nessuno scienziato può avventurarsi nella zona dell'impatto. Passeranno quasi 20 anni prima che il mineralogista russo Leonid Kulik ispezioni la zona. Kulik vede qualcosa di eccezionale. L'evento di Tunguska ha distrutto una foresta vasta 2150 km quadrati, abbattendo milioni di alberi. I membri di una tribù locale, gli Evenki, hanno assistito all'esplosione delle loro case a molti chilometri di distanza. All'inizio i testimoni videro una luce abbagliante in cielo, sembrava un secondo sole. Alcuni ci rimisero addirittura la vista. Poi arrivò il calore dell'asteroide, che provocò una sensazione di bruciore sulla pelle. Quindi, dopo una decina di minuti circa, fu la volta dell'onda d'urto. L'onda d'urto li scaraventò inesorabilmente a terra e distrusse le case più fragili. L'esplosione sprigionò 5 megatoni di energia e fu 300 volte più potente della bomba sganciata a Hiroshima. Ma poteva andare molto peggio. Se fosse arrivato con un po' di ritardo o di anticipo, avrebbe potuto colpire una città. Se un asteroide esplodesse vicino a una regione densamente popolata, sarebbe una catastrofe. I danni sarebbero enormi. Davvero enormi. L'asteroide di Tunguska seminò la distruzione su un'area immensa. Per capirci, quell'area devastata ricoprirebbe l'intera città di Londra fino al raccordo che la circonda, l'M25. All'inizio gli scienziati pensarono che l'asteroide responsabile dell'evento di Tunguska fosse grande, un corpo del diametro di 100 metri. Ma nel 2008 il maggior esperto di impatti astronomici del mondo, il fisico americano Mark Boslow, è andato a Tunguska a indagare di persona. Sono atterrato in zona il 30 giugno 2008, 100 anni esatti dopo l'evento. Così, al posto di tutti quegli alberi che erano stati abbattuti nel 1908, ce n'erano degli altri. Avevano dato vita a una foresta di piante di altezza uniforme. Boslow preleva dei campioni da alcuni vecchi alberi danneggiati dall'esplosione e, seguendo le orme degli scienziati russi, perfeziona un modello matematico dell'impatto. L'esempio più calzante e che ci è più familiare è un'esplosione nucleare. Grazie al modello, Boslow riesce a stimare le dimensioni dell'asteroide e scopre qualcosa di sorprendente. Il corpo celeste che ha devastato Tunguska non era un gigante raro, ma un più comune asteroide del diametro di 40 metri, appena il doppio di quello che nel 2013 ha colpito Chelyabinsk. C'è solo una possibilità su 10 che un asteroide di queste dimensioni si abbatta sulla Terra nei prossimi 50 anni. Gli astronomi hanno tracciato 11.000 asteroidi, ma ce ne sono altre centinaia di migliaia che ci sfiorano e non sono stati censiti. Sono tutti potenziali minacce. Siamo arrivati a una conclusione. Dobbiamo essere 100 volte più vigili se vogliamo individuare tutte queste minacce. Questa è una grande sfida, un cambiamento di paradigma nel nostro modo di guardare al cielo e ai rischi che nasconde. C'è solo un modo per scoprire più asteroidi. Dobbiamo lanciare un telescopio spaziale a infrarossi. Ed Lu, ex astronauta della Stazione Spaziale Internazionale, e Rusty Schweikart, veterano dell'Apollo 9,
vogliono che il rilevamento orbitale degli asteroidi diventi una realtà. Insieme dirigono un progetto, la Fondazione B612. Scrutare il cielo a caccia di asteroidi pericolosi è un'impresa. Sono piccoli e oscuri. I telescopi di Terra non li rilevano a causa del bagliore accecante del Sole. Abbiamo una zona cieca, quella del cielo diurno. È per questo che non ci siamo accorti dell'arrivo dell'asteroide di Chelyabinsk. Proveniva dalla parte del cielo illuminata dal Sole. La B612 propone una soluzione. Un telescopio spaziale posto tra la Terra e il Sole, girato in modo da operare dando le spalle all'astro. Un telescopio spaziale permette osservazioni più ampie e non deve fare i conti con il cielo illuminato a giorno. Anche se gli asteroidi sono oscuri, assorbono calore dal Sole ed emettono radiazioni infrarosse. Un telescopio dotato di sensori infrarossi ultrasensibili potrà cogliere queste radiazioni. Con un telescopio a infrarossi, gli asteroidi sono molto più luminosi di quanto non lo siano nella luce visibile riflessa, e dallo spazio si può usare la visione all'infrarosso termico. La sfida più ardua per Schweikart e Lu è convincere governi e donatori a investire $500 miliardi necessario per lanciare un telescopio spaziale. In questo momento ci servono uno o più telescopi spaziali a infrarossi. Oggi esistono un paio di progetti, ma nessuno dei due è stato ancora finanziato. Così Schweikart e Lu si sono uniti all'Asteroid Day per comunicare al mondo il loro messaggio. Tra gli obiettivi che si pone l'Asteroid Day c'è anche quello di far sapere a chi ha il potere di avviare la costruzione di questo telescopio che l'opinione pubblica mondiale esige che ciò sia fatto. Grazie ai telescopi spaziali a infrarossi, potremo individuare gli asteroidi molti anni prima che ci colpiscano. Le agenzie spaziali avrebbero il tempo per tentare di fermarli, ma che succede se falliscono? Forse un giorno l'eventualità di una collisione si trasformerà in una certezza e allora dovremo pur difenderci. Secondo i membri dell'Asteroid Day, se prendiamo le misure giuste, un impatto forse non causerà la fine del mondo. Se scoprissimo che un asteroide fosse in rotta di collisione con la Terra e lo scoprissimo, diciamo, con 20 anni di anticipo, non dovremmo lasciarci andare al panico, ma potremmo prepararci. Come i mammiferi che sopravvissero all'asteroide che colpì la Terra 65 milioni di anni fa, gli esseri umani potrebbero rifugiarsi sottoterra. Negli Stati Uniti c'è già una rete di rifugi e sistemi sotterranei. L'eredità della Guerra Fredda si fa sentire anche altrove e ci sono altri paesi dotati di rifugi e sistemi sotterranei simili. Quindi non serve costruire da zero, basta riutilizzare quello che già abbiamo, avendo cura di adattarlo alle nuove esigenze. Questi spazi dovranno accogliere un gran numero di sfollati in tutta sicurezza per alcuni mesi o per alcuni anni. Occorre pianificare. Con 20 anni a disposizione è una cosa fattibile. Ma è difficile fare progetti nell'imminenza di un impatto. A quel punto è troppo tardi. Piuttosto che prepararsi a un impatto, ovviamente gli scienziati dell'Asteroid Day preferirebbero evitarlo del tutto. Perché per la prima volta nella storia disponiamo della tecnologia per difendere il pianeta. La Terra si evolve. Il nostro pianeta forse riuscirà a proteggersi dal pericolo più grande che arriva dallo spazio. Gli esseri umani, oggi, hanno la capacità di difendere la Terra. L'Asteroid Day vuole facilitare il lavoro degli scienziati, aiutandoli a realizzare un sistema difensivo planetario efficace. L'Asteroid Day si prefigge di dare un sostegno a queste persone. Può incoraggiarle, può valorizzarle e può aiutarle a crescere. Esistono svariate tecniche di deflessione. La NASA sta sviluppando un robot che può ancorarsi agli asteroidi. Una volta ancorato, il robot potrebbe attivare il suo propulsore e spingere l'asteroide fuori rotta.
C'è poi il caso del rimorchiatore gravitazionale, una sonda che molto lentamente finisce per modificare l'orbita dell'asteroide. Un'altra tecnica fa leva su uno specchio che concentra la luce del sole su un punto del corpo e ne fonde le rocce, provocando un flusso di particelle e la conseguente deviazione dell'asteroide. C'è la possibilità di deviarlo colpendolo con un laser su di un lato. C'è persino la possibilità di colpirlo con un potente laser di terra. Insomma, le idee sono tante. Ma se gli scienziati vogliono deviare gli asteroidi in modo efficace, devono conoscerne la natura. Il problema che incontrano tutte le missioni che si occupano di asteroidi è il medesimo. Non abbiamo ancora capito come sono fatti. Non solo in termini di composizione, ma anche di struttura. Per ovviare a questa lacuna, la NASA progetta di catturare un asteroide. L'Asteroid Redirect Mission mira a trasportare un asteroide in un'orbita intorno alla Luna, dove verrà studiato dagli astronauti. Il piano prevede la raccolta di un masso dalla superficie di un asteroide e il suo trasporto in un'orbita lunare. Il Jet Propulsion Lab di Pasadena, in California, sta sviluppando la tecnologia necessaria a mettere letteralmente nel sacco una roccia spaziale. L'asteroide verrà catturato e imbracato grazie a un sacco gonfiabile e flessibile. A un anno dalla cattura, l'asteroide verrà dirottato nell'orbita della Luna. Quindi la NASA invierà due astronauti incontro al veicolo spaziale. Questi apriranno il sacco e prileveranno un campione. In questo modo la NASA potrà analizzare un frammento immacolato di asteroide, una miniera di informazioni per gli scienziati che lavorano alle tecniche di deflazione degli asteroidi. Alcuni asteroidi però sono così grandi che per deviarli occorrono misure estreme. Per i corpi molto più grandi serve più energia. Insomma, è probabile che si debba ricorrere a tecniche meno ortodosse come quelle nucleari. Ma questo sarebbe davvero un rimedio estremo. Piazzare delle armi nucleari su una piattaforma di lancio è un'operazione che è meglio evitare. Si può praticare solamente come extrema ratio quando non ci sono più alternative valide. Se si decide di bombardare un asteroide, si deve tenere conto del fatto che quest'ultimo potrebbe andare in pezzi. E poi sarebbe difficile controllare le traiettorie dei frammenti. Il metodo più sicuro e promettente? Sparare l'equivalente spaziale di una palla di cannone. L'impatto cinetico devia l'asteroide colpendolo duro con una sonda robotica veloce e pesante. La tecnica è così promettente che sono già stati effettuati dei test. Nel 2014 il professor Peter Schultz ha invitato Discovery a filmare il test di un impatto cinetico presso l'Ames Research Center della NASA. Questo qui è il nostro piccolo asteroide. Vogliamo capire se è possibile deviarlo sparandogli contro un pallino a velocità estremamente elevata, proprio come vorremmo fare nello spazio. Questo test di laboratorio è in scala ridotta di migliaia di volte. Il pallino fa le veci della sonda robotica. Usiamo un pallino così piccolo perché è molto veloce. Speriamo che lo sia abbastanza da scuotere l'asteroide in miniatura. Se sarà lento, forse non avrà alcun effetto. Carico l'arma! Schultz deve trovare la velocità ideale del proiettile. Se è troppo lenta, l'asteroide verrà deviato a fatica. Se è troppo forte, l'asteroide esploderà. Bisogna stare molto attenti, perché se si usa in modo ingenuo la tecnica dell'impatto cinetico su un asteroide senza conoscerne la struttura, si può intaccarne la superficie senza però alterarne la rotta. E così l'asteroide continuerebbe per la sua strada. Dunque, questa tecnica va utilizzata con molta cautela. Pete? Sì? 7,3 è sufficiente? Sì, è la pressione giusta. Allora siete pronti? Sì, noi siamo pronti. Videocamere pronte a girare. Anche da noi è tutto a posto. L'alta tensione va bene. Ci siamo. E via! Oh! 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 Che impatto! 5 chilometri e 12 al secondo. Ottimo, davvero ottimo. Bene. Oh, forte! Guarda un po'. È davvero magnifico. E come vedete,
è successo tutto in un batter d'occhio. È chiaro che non lo abbiamo fatto esplodere. Ed è ottimo. Ma non sappiamo ancora se lo abbiamo scosso abbastanza. C'è solo un modo per saperlo. Guardare le immagini della videocamera ad alta velocità. Ci diranno se l'asteroide si è mosso oppure no. È l'indizio chiave. Le immagini sono molto rallentate. C'è la polvere e notiamo un movimento. Sì, abbiamo salvato la Terra. L'esperimento di Schultz è incoraggiante e giustifica un test a grandezza naturale. Gli esperimenti in laboratorio sono il primo e necessario passo per realizzare questo progetto. Sono essenziali. Ora abbiamo superato quella fase. È il momento di passare ai fatti. Dobbiamo ripetere il test nello spazio. Ripetere il test di Schultz nello spazio non è un lavoro per i deboli di cuore. Va colpito un asteroide che viaggia a 90.000 km orari, a milioni di chilometri di distanza, con una palla di cannone grande quanto un auto. Il direttore della missione, Ian Carnelli, sta affrontando il problema al centro di ricerca dell'Agenzia Spaziale Europea. Sappiamo cosa succede nei test di laboratorio in scala ridotta, ma ancora non sappiamo cosa succede nello spazio. Innanzitutto, occorre trovare un bersaglio adatto. Non vogliamo deviare un asteroide dalla sua traiettoria originale, perché rischieremmo di deviarlo sulla traiettoria sbagliata e non è il caso. Gli asteroidi vicini alla Terra vanno trattati con cautela. Gli scienziati ne devono trovare uno che, una volta deviato, non entri in rotta di collisione con la Terra. Si dà il caso che esista un laboratorio naturale perfetto per questo esperimento. È un asteroide che si chiama Didymos e intorno a Didymos c'è una piccola luna che si chiama Didymoon. Il piano è colpire Didymoon senza sfiorare l'asteroide più grande. In questo modo sposteremmo solo la luna dell'asteroide, ma non modificheremmo l'orbita del grande asteroide in alcun modo. L'ESA progetta di collaborare con la NASA per compiere questo difficile esperimento che potrebbe salvare il mondo. È una missione ambiziosa. Sarebbe la prima missione a raggiungere un asteroide binario. ESA e NASA vogliono lanciare due sonde. La prima partirà verso la fine del 2020. La sonda AIM dell'ESA è un laboratorio robotico spaziale dotato di telecamere e sensori molto sofisticati. Volerà intorno a Didymos e Didymoon. Dislocherà i due CubeSat ed effettuerà importanti misurazioni. Poi la sonda DART della NASA, il veicolo spaziale che fungerà da palla di cannone, impatterà contro Didymoon a 22.000 km orari. La sonda AIM misurerà la deflazione di Didymoon e verificherà la validità del test. L'AIM monitorerà l'impatto della DART sull'asteroide e ci darà tutti i dati necessari per progettare una missione di deflazione reale nel caso un asteroide ci minacciasse. La missione dovrebbe partire a breve, nel 2020, ma tutto dipende dai finanziamenti. Dobbiamo chiederci come mai la classe dirigente non finanzia quella che secondo la comunità scientifica è una missione cruciale. L'Asteroid Day si propone di informare l'opinione pubblica e così facendo spera di indurre i governi mondiali a destinare nuove risorse alla difesa planetaria. Per quanto ne sappiamo, i dinosauri non avevano un programma spaziale e ci hanno rimesso. L'Asteroid Day è importante perché ci ricorda che siamo l'equipaggio del pianeta Terra, non semplici passeggeri. L'Asteroid Day è una gran cosa e lo è anche perché le persone coinvolte nel progetto provengono da comunità molto diverse. Sono enormemente grata agli scienziati, agli astronauti e agli artisti che promuovono questa grande iniziativa. C'è bisogno del sostegno di tutti per continuare a crescere. L'Asteroid Day 2016 promette di coinvolgere ancora più persone. Noi di Discovery non siamo scienziati, ma contiamo milioni di telespettatori e possiamo fungere da piattaforma. Possiamo dare spazio a questa storia, fare divulgazione e coinvolgere il pubblico. Possiamo rinsaldare l'opinione pubblica mondiale intorno all'iniziativa e raccogliere un vasto consenso. Solo così potremo influenzare i nostri politici. Solo se ci sarà il sostegno dell'opinione pubblica, i governi saranno disposti a investire in questo programma a lungo termine. Ormai avrete di certo compreso la minaccia che gli asteroidi rappresentano. Aggiungere la vostra voce al coro che richiama i governi al dovere è una cosa molto importante. Si può fare. Possiamo studiare la minaccia e sventarla.